Bentornati amici su Europa Universalis o su One Piece Universalis? Beh, non lo so. Ormai. Allora. Senti, visto che sta al 100% e non mi ama. E quindi. Senti, facciamo così. Christian Wolf Wittelsbach. Ok. Allora, e mi faccio un claim qua intorno. Manda, potrei creare un Danish? No. Però. In una guerra. Però, scusa, domanda, dov'è l'orgo? Ah, è quel cosino. Bah, non mi interessa. Teutonico, ok. Tu sei entrato nell'impero, ma... Allora... Visto che i nostri amici svedesi hanno il, tra virgolette, brutto vizio di ribellarsi ogni 3x2. Ok. Faccio un attack modifier meno 5, non mi interessa molto, però quindi 1280 vanno dentro. Ok. Ah, aspetta. Allora, influence action, enforce peace, no. Threaten war. Ah, boh. Other Goland. No. Questa al grano, questa al pesce. Stoccolma. Stoccolma occupata. Senti. Abo, che ha grano. Threaten War. Ah, non è che dicono, ah, siamo in guerra. Allora, take Abo. Sono anche in guerra con Riga. Aspetta un attimo, questo qua è molto più importante. Perché questo mi permette di papparmi riga senza troppi problemi. Estonia? Ah, già, vero, posso chiamarla. Estonia, vai qua intanto. Duecentoventotto.
Ok. Scusa, la cosa perché cosa è abo? Ok. Cadi, 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 dai. Triangolo. Ok. Io da qui però non mi sposto manco morto. Quarantasei. Repai all'oant, ok. Però, aspetta, la Svezia concederebbe riga. Loro non accetterebbero, però loro accetterebbero questo. No? Perché? Ah, meno uno. E io mi prendo riga. Ah, Gotland Base Tax. 10 loyalty e 10 prestigio. Abbiamo e ci siamo pappati anche riga. Austria declared war on Utrecht. Te cite Imperial Liberation casus belli. No, non saccheggiamo Neva. Ah. Ah, sì, perché ho una tregua con la Svezia. Non posso razziarli. Ah, perdo. E 25, ok, allora andiamo qua da voi.
Vi ho saccheggiato. 22, ok. No expense. Ok. Allora, ok. Sporing, ecco. Ok. Magnifico. Sì. Allora, per il collapse ci sono gli altri fatti d'asciu, che è ottimo per me. Morale of army, no, non mi serve, quindi forgive you, sì. Meno 29, dai, su. Lublin, ok, Lublino non è più seggio cardinalizio per colpa di un cattivo. Ah, ok. È il claim. Aggressive expansion, border friction. Ah, finalmente. Più 85%. Ok, buonissimo. Quindi mo posso sospenderlo tutto per rot out corruption. Ok. Manteniamo coso. Ok, allora è 38, ok. Le prossime elezioni sono nel 1503, sarà un 4 anni, quindi quello aumenta di 4, però la rielezione mi costa 10. E ogni 10 mesi posso avere più 3. Ok. Allora, Gold Ingen. Allora, separatisti di riga. Ok. Allora. Questo cambia tutto. È stato scoperto il colonialismo. Ottimo. Columbian Exchange. Provincia nord-est. Per Riga e Goldingen. Ah, Tver. Ah, Cristallo Boemio. Buon per loro. Gotlander Army Strength, meno 30. Però se tu mettessi quel maledetto cuoricino e diventassi amichevole. E tu sei tornato. La tregua con lo Svezia dice nel 1511.
Ok. No, soldi, lo Stato ha bisogno di soldi. Dai, su. Oh, magnifico, Livonia. Tu attriti. Ah, ok. 51, ok. 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 Ora un bel più 3 fisso. Ah. Ok. L'autonomia locale media è 7 cosa. Ah, magnifico. Tradizione repubblicana e tradizione repubblicana. Ok. Reform, progress, growth. Ok. Allora, ok, che cosa vuole? Ah, Gotland Base Tax 11, ok. Dai, su, 59 e ci leviamo questo dalle balle. Ah, ok. Posso fare altre due navi commerciali, ossia soldi. Contro la riforma protestante. Ah, ok. Ok. Ah, fa tutto lui, buono. In di 10 anni, buono. Ok, fine della guerra dei contadini. Scusate, allora, porto naturale. Privatering, Lubeck, abbiamo bisogno di un re, no,
La, ti pareva, la Repubblica è sacra. Allora, che bonus abbiamo? Reform Progress Growth, quello, quel mal lo so abbassato. Power Projection, allora, e ho più National Arrest. Ah, perché è vero, non ho ancora abbracciato il colonialismo. Scusa, eh. Il problema è che è quel 15% in più, però rafforza il governo 1 e rafforza il governo 2 e abbassa anche il costo. Ok, prima agosto, sono 2 annetti. E potrò finalmente fare War Against the World Doctrine. Però non posso pre più prendere Land. Con Siena, ok, chi se ne frega di quello che pensa Siena di noi. Attorney General, Avvocatura Generale, Istruzione, Re dei Pirati, no. Ok. Allora, dov'è la rivolta Regan Separatist? Ok, meno di un annetto e facciamo questa bella shipbuilding time, Yesol Service e Buccaneer Influence. Re dei Pirati. Diviso in crescita 0,02 per livello, quindi 5, 5, 5 avrei 0,30 all'anno, avendoli tutti a livello 5, quindi una cosa a livelli stratosferici. Sistema presidenziale, no. Re dei pirati, no. Facciamo questa. Sì, dai, su. 2 è coso ogni mesetto. Regan Separatist. Provoca rivolta, ok. Dai, su. Oh. Tedeum. Posso... No, aspettiamo che passi e... No, forse non ce la faccio, però... Scusa, ma magari, 163. Forse ce la faccio. Mi costa uguale. Infatti questo mi costa 2. Però dovrebbe
tecnicamente cosa guadagno di più, dalle tasse o dalla produzione? Allora, e a te ti caccio. Dai, su. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. No! Peccato. Ah, non posso. War against the world. Guerra, dottrina di guerra contro il mondo. Wow. Allora. Quindi, in teoria, potrei tipo, boh, dichiarare guerra a loro. Ogni coso, ma sì, anche loro, e posso vassalizzare Mainz. E andiamo in guerra contro Mainz. Ah, ma questa guerra, cari amici, la vedremo la prossima volta. Ciao!